Questa brutta bastarda. Ciao ragazzi, siamo arrivati qui a Varano, la tensione è palpabile. Il buon Alberto non si vede, probabilmente si è svegliato tardi, arriverà l'ultimo. Quindi adesso ripreparo, salgo in macchina, facciamo questi primi girettini per capire un po' come funziona la pista, anche perché qui non ho mai girato sull'asciutto. E poi tireremo già le somme post libere. Sono andato a dare un occhiettino alla macchina di Alberto. Sarà tosta, sarà molto tosta. Dietro, farsi vedere negli specchietti, cioè proprio una zanzara qua. Ogni giro guardavo la tua tabella e godevo. E vabbè ragazzi, non si è mai mostrato, non, cioè secondo me la macchina va è proprio forte per forza, non c'è, è un classico ragazzi, non c'è una spiegazione logica, è la classica scusa del pilota. Ma tra poco ci saranno le qualifiche, non ci saranno più storie di tempi presi a mano, macchine che non si sanno quanto vanno, la carta, ci sarà la carta che canterà e vedrà chi sarà speronato alla partenza, perché chi partirà davanti probabilmente sarà la sorte che gli toccherà. No, comunque ho visto che vendono degli specchietti con lo zoom per riuscire a vedere le macchine che sono tanto più lontane di te, quindi vorrei montarli per riuscire a vederti almeno. Io dico solo che siamo al primo turno di prove libere, questo già ha vinto, hai capito? Ha già vinto, dopo un turno ha già vinto. E va bene così, voglio far notare una cosa. Noi messi così, capito? Cioè siamo tipo gli underdog, quelli che devono recuperare, duri e puri con la tenda, e lui, capito, è il professore, il top, quello che c'ha il box, no? È lì, non si vede neanche, così lontano. Siamo in 18 in un box. È così nel centro che non si vede neanche. Comunque, volevo dirlo. Tra poco qualifiche, gas e cambia. Thank you.
a pieno non va. Porca, sei vuoti? Ma in alto? Se il range è 12.000, da 6 a 12 non va niente. Non sale. E dopo quando arrivi in alto, da o niente? Bene ragazzi, abbiamo svelato l'arcano. Una no, ma tutte le candele sono conciate così o solo questa? Tutte qua. Tutte qua. Perfetto, tutte e quattro le candele ci hanno mollato in qualifica. Il mio solito, la mia solita fortuna, quella che mi accompagna sempre quest'anno, la conoscete bene. E quindi niente, le cambiamo. Partiamo, come avevamo detto prima, merdesimi. Quindicesimi. Alberto partirà decimo, quindi è a tiro. Questa è messa ancora peggio, perfetto, guardiamo. Non so se si mettiti a fuoco. No, aspetta, ma cazzo si mette a fuoco. Basta far vedere il distacco della vita. No, no. No, perché non capisce di mettere a fuoco questo. Oh, forse ce l'ha fatta. Oh. La devi girare però. Sì, sì. Come vedete è cotta completamente. Questa brutta bastarda ci ha, anzi queste brutte bastarde ci hanno rovinato la qualifica. Quindi ragazzi, tornati in camera e io non finisco mai di aggiornarvi sulle novità, perché qui c'è qualcuno che sta usando i poteri forti della mediaticità della quale che possiede per farsi annullare la squalifica di 5 posizioni. Cioè, se arriviamo, lo chiameremo biscottopoli, predatoropoli, non penalità lo so. Penalità inesistente. Penalità che addirittura ripresa video per cercare di sdeviare, ma io vedo solo una bandiera gialla e un sorpasso. Il resto non lo so. Ma non sono connesse le due robe. Domani vedremo. Vi dico solo che la gara a mezzogiorno, questo qui si sveglia alle 7:30 di mattina per andare a fare dissing in direzione gara. Ho detto tutto. Oh, qui c'è l'onore. Questa sfida è l'onore. Quindi di sicuro riuscirà a farsi annullare. E io devo partire dal 15° posto in griglia e andarlo a ripigliare. Sarà molto difficile, ma visto che in gara 2 danno un po' di pioggerellina e diciamo che mischia un po' le carte, potrebbe succedere. Ma io sinceramente la vedo molto grigia passare indenne in mezzo, partendo nel mezzo del mucchio, perché c'è anche da dire che se tu partirai come dovresti partire, come è giusto che tu parta, partirò quinto. Decimo. Partirò quinto. Invece partirà primo della categoria, purtroppo. Però avrai di fianco due personaggi che hanno, come dire, una nomea che non è bello partire di fianco a loro. Quindi guarda, saranno coloro che si frapporranno tra me e te. Proprio mi faranno da scudo. Io dietro non li vorrei avere. Però, benissimo, ricordatevi, ci vediamo nel prossimo video, gara 1, imperdibile, lo tirerò fuori questo bastardo, mi tirerò una mina, se potrei dire lo vedo a metà curva, lo centro. Vabbè, dai, mi raccomando, dimmi. Mentre stiamo caricando la macchina sul camion, magari tu avrai finito la gara e quindi... E il bello è che lui... Cioè, se la sente già vinta, capito? Pensa che domani sarà una passeggiata che... No, ma tu non hai capito che se per caso domani succedesse qualcosa, un'eventualità impossibile per cui tu arrivi davanti, il mio video finisce alle qualifiche. Ah! Video della gara, no? No, finisce a quando hai fatto portare la tanica di benzina corrotta con lo zucchero, perché chissà come mai la macchina andava perfetta, finale libere, qualifica, secondo giro lanciato, finito, morta. Non ne sai niente. Vabbè, Luca, ti ho preso un po' d'acqua, la vuoi? Per stanotte, bevi. Sì, dai, con un po' di brioche. Per rigire un po' questa amara sconfitta. Oggi sono notizie di merda, tra una cosa e l'altra un disastro. Bene, ci siamo dilungati troppo, mi raccomando,
attaccati. Prossimo video, gara 1, sfida Nasca Salvadori. Butto sta merda, parta troppo lontano la prima gara, ma gara 2, ciao Roli, mi raccomando.